Benvenuti e bentornati su Smallland, eccoci qua con un altro episodio e come potete vedere abbiamo una nuova amica già settata con due zainetti, come potete ben vedere. Ebbene sì, ho tamato il mio primo insettino, la mia prima coccinella, non sapevo neanche se potesse tamare. Mi è capitato così perché ho tirato una bastonata in testa a una ed è uscito scritto premere per tam. Per tamare, avevo fatto il. Adesso ve lo faccio vedere velocemente. Si può vedere? No, no, da qua si vede. Allora, se si va qua, c'è la Ladybug Travel Kit che in pratica ci dà la possibilità di tamare una coccinella. Però avevamo anche letto che per tamare bisognava sottometterle, quindi bisogna prendere la mazzata finché una di loro non rimane rintontita da noi e ci viene fuori la scritta E per tamarla. Quindi questo in poche parole è quello che ho fatto. Immagino che poi per altri insetti servano altri kit, diciamo, che non so come sbloccare. Per il momento, quindi procediamo. Adesso lei avrà un E se lo andiamo a usare è un piccolo magazzino ambulante con sei gambe. Poi possiamo anche rilasciarla e farci seguire, ma per il momento non farei niente di tutto ciò perché non vorrei che ci schiattasse male, visto che dobbiamo andare a fare a botte con della brutta gente. Allora, visto che ho la workbench qua, mi vado a maledizione alla fibra, sempre la fibra manca, ma come cazzo è possibile? Qui mi ero andato a prendere un pochino di chitina, anche se non basta. Ho trovato l'insect fur, che dovrebbe essere la peluria di insetto, in poche parole, perché l'ho ricavata dalle falene e dalle api. Sì, avete sentito bene, ho affrontato delle api, ho affrontato anche una vespa. Non perché lo volessi, ma perché il momento lo richiedeva, purtroppo. Adesso, se... Perché ero alla ricerca di chitina, ero alla ricerca di fibre per fare un pochino di roba e sono andato a incappare in una vespa che, da quello che ho capito, eccola là, come potete vedere, è un po' più grossina delle api, fa anche un po' più paura delle api, si vede già che è aggressiva, ignorante come la merda e viaggia da sola, siccome ce n'è una lì e una lì. Queste sono le piante che vi danno i semi, le famose pianticine che vi danno i semi. Le vespe sono fatte da Dio, ignoranti come la realtà comunque, nel senso anche d'aspetto. Guardate lì, è identica, cazzo. Questa qua, se riesco, non diamo fastidio a nessuno, noi prendiamo i nostri semi, la nostra fibra. Te non cagare il cazzo, per favore, eh. Anche le vespe, ecco, fanculo arriva. Oppla. Guardatela, che bella, mamma mia. Aia. No. Oppla. Lasciami stare, lasciami stare. Ok. Niente, per fortuna non ci ho fatto niente. Anche la vespa, come le api, è debole alle frecce, solo che al momento noi non ne abbiamo. Perché ci manca la fibra, ci manca il legno, il loop, cazzo, il loop. Ci manca tutto. Mi sono messo di nuovo la clava qua perché vorrei andare a fare una prova. Salve, cara. Vorrei provare a menare la blatta di merda. Perché dovrebbe essere vulnerabile alle botte in testa. Aspettate che qua è vero che c'era una di queste. Opla. Opla. E boom. Ma dove cazzo vuoi andare? Dove cazzo vuoi andare? Ormai non ci fate più paura. Allora, mangiamo un pochino. Ok, vai. Portiamo, se riusciamo al 100%. Olè. Così per un pochino non dobbiamo preoccuparci. Prendiamo queste robe. Comunque, ho giochicchiato veramente poco perché la mia intenzione era di potermi fare una cazzo di armatura un pochino decente, invece
Non ci sono riuscito. Lì c'è il maledetto coleottero dal cacchio. Allora, l'altra volta non ci hanno fatto niente le api, però passiamo magari un pochino alla larga. La mia intenzione era di farmi un'armetta, ma non ce l'ho fatta perché non ho avuto tempo. Fanculo, fanculo. E magari con la mazza riusciamo a fargli qualche cosa alla nostra cara schifosa blatta. Se c'è ancora, ovviamente. Eccola lì. Ah. Lui invece è cosa vulnerabile? Andiamo a vedere un pochino se riusciamo. La stessa cosa, sempre le martellate in fronte. Possiamo provare anche lui. Però aspetta, prima proverei la blatta, non so, mi dà quel sentore che fosse un pochino meno potente. Bam! Non è vero un cazzo! Ih! Madonna, che paura! Oh! Piano! Oh! Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. E no. Oh, vaffanculo, va. Red jerky. Campfire, ok. Possiamo cucinare un po' di schifo. Allora, mi sono fatto qualche benda. Andiamoci a curare, va là. Poi, visto che dobbiamo andare di qua. Delle spighe di grano. C'è già visto. Ok, fatemi vedere che cazzo ci dà questo. Vediamo un po'. Niente, fibre e seme. Va bene, noi quello che cercavamo, quindi va bene così, va bene così. Comunque, quanto è figo sto gioco, quanto cazzo è bellino. Mamma mia, che spettacolo. Veramente carino, mi piacciono un botto questi cazzo di giochini. Quando vanno a riprendere, diciamo, in miniatura tutte queste cose qua, poi le varie creazioni, eccetera, mi piacciono un botto. Mi cago in mano con alcuni insetti, però ci sta, dai. Normale, c'è anche questo nella vita. Comunque mi ricorda molto e com'è che si chiama pure quel film? Arthur e il popolo dei Minimay. Che il primo è stato veramente carino, a me è piaciuto un botto. Gli altri poi non so neanche se li ho visti tutti, ma il secondo già non mi faceva impazzire. Allora, lì vedo della roccia interessante e a sto punto penso sia la Flint. Però, visto che c'è questo schifo, la vita, la salute ce la siamo ricosata, ma magari non è vero un cazzo, non è... Madonna, che suono comunque. Magari basta star lì lontano? Oh, non ci fa niente. Ci ho solo guardato un po' male. Oh, delle lische di pesce. Non ci fa niente, giusto? Ok. Dimmi che possiamo averla. Sì, la Flint. E vai, cazzo, signore, mi ha trovato la Flint. No, non mi dire che viene adesso. Buio, eh? Fatemi vedere. Eccolo, 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 bellissimo. Mamma mia, che figata. Eccolo quello che dobbiamo affrontare. Mamma mia, che spettacolo. No! Voleva solo dare un'occhiata. Non si arrabbi. Figa. No! Oh, porca troia. Oh, corre il bestione. Ecco, mo si attacca anche lui. Che bello! Mamma mia, ragazzi, che figata. Bellissimo. Che poi non sembra scarabeo rinoceronte questo qua. Me lo ricordavo diverso, sinceramente, nella realtà. Sembra più lo scarabeo
Non è lui, però sembra di più lo scarabeo più grande del mondo, che mo non mi viene in mente. Mi viene in mente solo lo scarabeo Ercole, ma non è il più grande, il secondo dovrebbe essere. E poi c'è questo qua che non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Allora, questa... No, no, no. Quindi non possiamo attraversare, non è abbastanza... Allora, siccome a sto punto... Abbiamo la flint, possiamo fare delle armi molto interessanti. Qui ci sono delle blatte schifose. Io non so però cos'è, a cosa è vulnerabile lo scarabeo rinoceronte, perché ho dato un'occhiata lì quando mi sono avvicinato, ma ho visto solo che le frecce non gli fanno un cazzo, in poche parole. Quindi di frecce non bisogna andare. Qua si può passare? Allora, vediamo di tirare giù, voglio quella flint, voglio quella pietra focaia, vediamo di tirare giù sta cazzo di blatta di merda. Ok. Aia, figa, quanto toglie però, non è giusto. Fanculo. Dai. Olè, è morta. È morta. Basta, basta. La musica può anche bastare così. Tiriamo fuori il piccone. Anzi, prima che sbuchi qualche bestiola interessante e cattiva, andiamoci di cura. Prendiamo questa flint. Poi si sta facendo notte, quindi tornerei al campo, cercando di non morire. Vediamo se effettivamente... Va, curati, va là. Che qua ce n'è un'altra. Qui è morto qualcuno. Che cos'è morto? Andiamo a vedere. Insect Wings. Mi ha trovato le... Chi è? Oh, che bella! Che cosa sei tu? Lumber. Vulnerabile... Che cazzo, siete tutte vulnerabili alle batoste in testa? Che palle! Tocca farci un... Io ho paura che questa sia un po' aggressiva, non la vedo molto simpatica. Sei aggressiva? Sì, è aggressiva! Via, 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 via! Madonna, la curiosità! Oh, che bella, mamma mia! Sei bellissima! Devi stare... Calma, calma. Figa anche la blatta, no? No, lasciami stare. Opla. Allora, a sto punto. Vaffanculo, ti devi togliere. Aia, fanculo. No, lontano devi stare finché non recuperi un po' di salute. Vaffanculo, va. Oddio, siamo entrati all'interno. No, ma vaffanculo, mi sono intrippato con i tasti. Gesù Cristo. Vabbè. E niente, è rimasto buggato anche. Ok, no? Posso dormire e poi andare a recuperare la roba? Perché mi manca una parete che c'era in teoria? Si sta sfasciando tutto? Bene. Niente, signori morti per una blatta di merda. Infatti possiamo anche vedere come ci siamo buttati nel letto disperati. Dimmi che è mattina. Perfetto, perfetto. Guardate che belle che sono le falene, sono bellissime. Ah, là c'è un alveare attaccato al ramo, interessante, interessante. Ok, occhio che si scivola. Allora, piano, andiamo a recuperare tutto il nostro inventario.
che palle. No, lasciateci stare, lasciateci stare. Non vogliamo avere a che fare con voi. Eravamo qua, giusto? Giusto. Eccola lì la nostra cara lapide. Piano! Madonna! Fatemela vedere sta lapide. Oh, che bella, interessantissima. Guardate, figata. Prendi tutto, grazie caro. A noi! Vanguard di nuovo. Maledetta. Sì, però se la prendi anche te, mi faresti un favore, un grandissimo favore, un enorme favore. Non la prende. Impressionante. Curati a sto punto, che cazzo ti devo dire? Dai, schiatta maledetta. Minchia, che cazzo. Brutta maledetta bastarda. Allora, mangiamo. Portiamoci. Ok. La fame al massimo, così almeno recuperiamo pian piano. Allora, qua escono brutte bestie di notte, immagino. Qua c'è... Asta... Ci si può introdurre qua? Allora, adesso non mi andrei a introdurre, visto che c'è già una blatta, ma per ucciderla ci mettiamo 30 anni. Quindi, torniamo un attimo all'accampamento. Vediamo con la flint che abbiamo raccolto cosa si può fare. Diamo un'occhiata velocemente qua se riusciamo ad averne altra. Che più ne abbiamo e meglio è. Allora, di là c'è la cavalletta brutta e cattiva e non andiamo. Qui c'è un'altra blatta di merda. Però qua c'è del riso, del grano. Foxtail. So cosa sia. Finché non ci rompono i coglioni noi. Olè, perché la fibra ce ne serve parecchia, parecchia. Lasciaci stare, cavalletta. Anche se lì sarebbe della flint, ma... Possiamo prendere... No, vero? Figa. Puoi andare a farti un giro? No! Devi prenderla, cazzo. Cosa si è rotto? Ah, cazzo, i bracciali ci sono rotti. Fanculo, maledetta stronza. E Dio grazie che non abbia le frecce. Vabbè, dai, ho capito. È giunto il momento di tornare. Perché... Non è aria, abbiamo visto, dai. Magari riusciamo a farci un martellino un po' più indecente, così possiamo tirarle giù abbastanza velocemente, dai. Salve caro, noi passiamo, non ti diamo disturbo, non si preoccupi. Non si preoccupi. Sarei curioso di vedere anche lui, quanto è forte. Però. Una cosa alla volta. Una cosa alla volta. Allora, quante fibre abbiamo? 30, 32, 62, perfetto. Quindi ne abbiamo 10 di stone. Diamone altro. Si può fare attacco pesante, no? Sì, da distruggerlo prima. Allora, lì c'è una brutta blatta di merda. Oh, che fatica, mamma mia. Fatemi vedere lo stone cutter cosa serve. Ah, figa, non possiamo farlo stone cutter. Non possiamo farlo perché non abbiamo. Allora. Andiamo molto velocemente. Andiamo molto velocemente, attenzione alle api. No,
Lasciaci stare, difendeteci. Le api comunque, almeno, ma sono api per curiosità. Ah no, waterbug è la cosa, le api. No, sì, sono api. Non sono fatte proprio benissimo, diciamo. Ah, lei è a posto, siamo a posto. Vedete, era proprio il momento di rientrare alla base, perché sta arrivando un temporale. E rimettiamoci anche un pochino di luminosità. Madonna mia, il giro che devo fare. Perché l'altra volta ho scalato. Oh, porca vacca, che paura che mi ha fatto sta cazzo formica. Aia, vaffanculo. Vai via. Non puoi venire qua. Può venire. Può venire. Affanculo. Vieni, vieni. Vieni, vieni, mia cara, vieni. Ladybug, vieni con noi. Follow me. Follow me. Vieni con noi, vieni al riparo. Qua si sta al riparo, mia cara. Vieni. Allora, vediamo un pochino. Vediamo la torcia che non si spreca. Allora, questo ce lo mangiamo. Questo cos'è? Ah, le ali di insetto. Ok. 9, ne abbiamo 9 di flint. Te, mio caro, la chitina, l'airplater. Ok, attendiamo la tempesta qua, burrascosa, eccetera. Guardate, scadi. Come non lo tocca nulla, non lo tocca. Un elfo cresciuto. Madonna mia, il temporale, cazzo. E che figata, con un bottone ha fatto un tavolo. Bellissimo. Tutti gli attrezzi del mestiere, una collezione di martelli e due pinzone. Mamma mia. Vediamo un po' la Ladybug com'è. Ho sbagliato. Com'è che ci si abbassa così, giusto? Beh, dai, alla fine non sono fatti male per essere, comunque. Ci sta, ci sta. Hai rotto il cazzo il temporale, basta. Ok, è passato, è passato. È tutto passato. La cavalletta è qua ancora viva? Sì. Quindi. Qua si può fare qua. Allora, io mi farei delle bende, perché ovviamente ci servono come il pane. Ok, fammene 10, così almeno siamo a posto. Non c'è qualche arma schiacciante che possa esserci d'aiuto qua? Ah, quando ho ucciso una vespa mi ha dato la possibilità di avere quest'arma qua, solo che per il momento non possiamo neanche lontanamente provarci a farla, anche perché il bark lì non so cosa sia, sinceramente, non si capisce neanche. Quindi, lasciamo stare questa qua. Possiamo fare anche le frecce avvelenate, perché ci dà la poison gland, che sarebbe la ghianda, la ghianda, ci dà la ghiandola. Velenifera. Anche i dardi velenosi. Possiamo farci con l'one and crumble, che lo ricaviamo dalle api. Penso che sia una benda un pochino più curativa. Sì, infatti va a darci 3 al secondo per 20 secondi, non male. Quindi, signori, poche parole mi vogliono dire che ci attacchiamo al cazzo. Tanto noi ci facciamo questo e ci ripariamo tutto, che cazzo. Tutto equipaggiato, giusto? Yes. Possiamo farci delle frecce nel caso? Figa, ho sbagliato. Che cazzo me ne faccio? Si può distruggere? Split, move, use, drop.
palle. Ciccia. Toh, tieniti un arco se ci vuoi dare una mano. Abbiamo già finito le fibre. Ma porco Giuda. Ne avevamo 62. Vaffanculo, va. E niente, signore, uno non fa in tempo a farsi le fibre che scappano via. Le equipaggiamo, lasciamo un po' di robina, cuciniamo quello che possiamo cucinare. Ah, eccola qua. Che schifo. Della carne della succulenta carne di blatta. Perfetto, perfetto. Ecco qua, come potete vedere, c'è l'honey. Il miele, qua c'è l'insect fur e la ghiandola. Qua abbiamo un pungiglione. Quindi questo lo mettiamo giù. Questi li mettiamo giù. Questo lo metto giù che non mi serve un cazzo. I semi li mettiamo giù. Abbiamo completato la chest. E a sto punto me ne vado a fare un'altra. Che cazzo mi serve? Giustamente la fibra. Togli questo, metti la flint perché ci serve ed è rara. Te, mia cara coccinella, ti tieni questo, questo, questo. No, questo ce lo teniamo noi. Questo cos'è? Te la tieni te. Questo e questo. Ok. Poi rimani qua, mia cara, non per niente, ma è pericoloso, quindi te rimani pure lì. Ok. A sto punto. Che palle, lì ce ne sono due, solo che sono ignoranti. Allora, sta piovendo. Vediamo un po'. Allora, sono tornato qua perché nella registrazione che ho fatto mi sono andato a tradurre per bene che cazzo diceva sto gnometto, che alla fine era abbastanza semplice, ma il mio inglese è pessimo, quindi ci sta. E niente, poche parole, dobbiamo andare su fino in cima all'albero per sbloccare una cosa. Una volta fatto questo, ci dà la possibilità di essere, diciamo, portati su e giù da questo albero. Adesso con voi, siccome è lunga la storia del rinoceronte, lì siamo un po' troppo poveracci, diciamo, siamo un po' troppo deboli per affrontarlo per il momento, mi servono risorse che magari adesso non vi sto a fare vedere tutta la ricerca perché sennò qua diventiamo vecchi, direi di provare a esplorare quest'albero, di arrivare in cima, vediamo se ce la facciamo. Madonna mia. Siamo in alto, signori, siamo in alto. Occhio a non volare giù perché non abbiamo le ali. Questi funghi, cazzo, li potevano fare un po' più bassi. Guardate qua che figata. Intanto vediamo il panorama, che bello che è. Wow. Wow. Che figata comunque, ma bellissimo tutto ciò. Che spettacolo. Dunque, l'albero è in questa posizione qua, anche se non viene, diciamo, evidenziato. Magari forse una volta sbloccato tutto qua ce lo darà. Che dite? Rischio. Oppala. Ok. Io non so se è la strada giusta, però piano piano stiamo andando in su. Allora, qua non penso sia un problema se viene notte perché non vedo insetti e fu così che. Mamma mia, che figata! Qua c'è qualcosa oppure è solo. No, no, Cazius. E come faccio io adesso? È solo temporale, ma spero. Cioè, non che sia una tempesta che dobbiamo metterci al riparo, vero? Occhio! Mamma mia. Queste situazioni di platforming non mi piacciono.
Non sono bravo, non sono bravo. Olè. Anche il temporale che ci fa da sfondo. Figa. Dai. Oh, quanto cazzo manca sto albero per arrivare in su? Porca vacca. Minchia. Oh, aia la testa. Le antenne. Madonna mia. Fatica, signori, mamma mia. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, no. Ok. Ok. Posso andare di qua? Ditemi di sì, ditemi che siamo arrivati, che non ne posso più di salire. Oppla. E niente, signori, va così oggi. Si scalano alberi tramite i funghi. Nuovo tipo di scalata, arrampicata con i funghi. Oppla. Oppla. Tra un po' usciamo dalla mappa, cazzo. Oh là! Che è sta roba? Ah, una mongolfiera. Una palla piena di gas. Salve, caro, lei? Chi sarebbe? Che cazzo è una stufa, sa? Ah, si tiene al caldo, nel mentre. Ah, ma non è vecchio, è solo una maschera. Madonna mia, che inquietezza. Ok, parliamo col tizio, vediamo un po'. Welcome to the Great Tree, ok, al grande albero. You claim this tree. Ok. Ok, possiamo creare un accampamento sopra questo albero. Chiediamo una. Orario. Ok, lui va su e giù in pratica con questa cacchio di mongolfiera qua. Can you fly this cosa? Ok. Ok, ma quindi? Esamina, ok, ole, reclamiamo questo albero in pratica, lo possiamo reclamare. Quindi qua possiamo andarci a fare tutto quello che riguarda un accampamento. Che figata! Non è che ce l'ha segnato? Oh, figo! Bello, ma che figata! È anche abbastanza ampio comunque, guardate qua, porca vacca! Che figata, sarebbe bello che venisse il giorno. Che venisse, che diventasse giorno, sinceramente. Solo che io non potrò mai fare un letto e delle strutture, vero? A parte devo fare le fondamenta e sì, sto cazzo. No, non riusciamo a fare una beneamata ceppola di minchia. Però figo, dai, ci sta, cazzo. Abbiamo sbloccato un'area che così non abbiamo la rottura di palle degli insetti che ci attaccano. Abbiamo una vasta area pianeggiante per poter sbizzarrirci e fare costruzioni a destra e a sinistra. Che non è male. Che non è male. E con questo tizio che in teoria se io adesso gli chiedo di portarmi giù, mi porta giù. Take me down to the roof level. Ok, vai. Yes, let's go. Ok, perfetto. Che figo, bellissima sta cosa, mamma mia. Ma che bello sto gioco, mamma mia, che cazzo di figata. Mi sta piacendo parecchio, mi sta intrigando parecchio. Ora, e siamo arrivati. Grazie, caro. Che bello, che bello. Ok. Quindi qua c'è la caldaia con la cannuccia che porta su e poi sfocia dentro il pallone. Che figata, che figata. Adesso esplode la torcia. Vabbè,
Va bene, quindi adesso con calma pazienterò il mattino e a questo punto, signore, direi di salutarci qui. Sì, non abbiamo fatto moltissimo, però dai, ne abbiamo iniziato ad affrontare le blatte, anche se con scarso successo. Abbiamo trovato la Flint, signore, questa è una grande impresa, una grande svolta nell'evoluzione di quest'elfo. Abbiamo trovato la Flint, ne abbiamo trovata pochissima, però meglio che niente, sappiamo dove trovarla, che forma ha. Abbiamo visto l'insetto rinoceronte, ma ahimè non possiamo neanche avvicinarci, secondo me. Secondo me dobbiamo fare l'armatura che ci dà Skadi, così abbiamo un pochino di protezione in più e un'arma almeno che sia con la Flint, secondo me, secondo me. Abbiamo visto che le frecce non gli fanno un cazzo, quindi lasciamo stare le frecce. O un martello o una spada. Queste sono le due. Vedendo la zona, più martello, però non lo so, non lo so. Sarebbe stato bello avere anche una specie di enciclopedia per quanto riguarda gli insetti, una volta scoperti, magari avere informazioni in più. Quello sarebbe stato figo, una cosa che manca. Non mi sarebbe dispiaciuto, anche perché, dai, il gioco comunque si basa sul fattore vulnerabilità o più difesa, eccetera. Quindi ci sarebbe stato un piccolo album dove andare a notare tutte le varie specifiche dell'insetto, così da poter essere pronti per combatterlo. Poi magari lo aggiungeranno più avanti. Comunque ricordiamo sempre che è un accesso anticipato fatto bene secondo me, molto bene. Quindi, come al solito, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, commentare il video e iscrivervi al canale, perché no? Così potete seguire tutte le nostre avventure in questo piccolo mondo, in questo piccolo grande mondo, come diceva Baglioni. E come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.